Fabiano, come stai? Ciao, ciao a tutti, sto bene, benissimo. Che bello sentirti, grazie. Quando sentiamo la tua voce corredata da un grande sorriso, perché si vede anche al solo sentirti parlare, questa è la cosa importante, ci viene il sorriso anche a noi e ti ringraziamo per essere con noi. Grazie, grazie. Ti faccio la prima domanda, sei contento, sì, da tifoso del Napoli dell'arrivo di Manolas? Sì, allora, è un ottimo giocatore. Quindi su questo non ci piove, un ottimo giocatore e un ottimo difensore. L'unico dubbio magari potrebbe essere poi l'accoppiata con Koulibaly, come possa funzionare, capito? Perché prima avevamo mente e fisico da una parte, sì. E ora invece c'è fisico e fisico, però probabilmente se l'ha scelto comunque Ancelotti avrà anche delle idee ben chiare anche sulla difesa, quindi probabilmente si passerà ad avere una difesa molto più alta, più aggressiva. Probabile che si possa acquistare un centrocampista che sia davanti a loro per smistare subito il gioco. Anche, vabbè che comunque abbiamo anche Koulibaly che è uno che gioca a calcio, ma non la spure. Sono due anche difensori che con la palla discretamente, cioè ci sanno fare. Più i centrocampisti ci sono già tutti e penso che abbiamo tra i centrocampisti migliori proprio d'Europa, perché presi singolarmente tra Ruiz, Zielinski, Allan, sì. Zielinski, Allan, no, sono tutti fortissimi, quindi la palla la si dà con tranquillità. Secondo te quanto sarà importante in questo senso, in base a quello che stavi dicendo proprio tu, il lavoro dei terzini? Cioè quanto sarà fondamentale poi l'apporto che danno in fase di diagonale, in fase di proposizione i vari Goulam, Di Lorenzo, Malquit, lo stesso Maximovic? Quello tanto, avendo due difensori comunque centrali che tendono più all'aggressività, bisogna stare attenti perché qualche palla lunga magari la si può prendere e ci si può far trovare scoperti, quindi i difensori in quei casi devono stare molto attenti alle coperture, molto attenti a leggere bene le chiusure da fare. Certo. Ma lo sai che ti vedrei bene in futuro come allenatore? Ma ci stai pensando? No, mai, ho già preso il patentino. Ma ah, ecco, ruolo... quindi ti ho beccato, visto? No, ma è un ruolo che non penso di ricoprire in futuro, anche perché se andate a notare, tutti gli allenatori dopo un paio d'anni hanno già tutti i capelli bianchi, dato che da brizzolato, un mulatto brizzolato è un da vedere. Sei un genio, allora... c'è poco da fare. Fabiano, ti voglio chiedere una cosa. Sì. Insomma, innamorato di Napoli, adesso sei a Cuneo, sei ancora a Cuneo quest'anno, vero? No. Hai finito? No. Quest'anno sì, l'esperienza a Cuneo è terminata. E ti volevo chiedere comunque questa cosa, come vive una persona che ha vissuto a Napoli, innamorato di Napoli, vive a Cuneo, una città insomma completamente diversa? È un professionista, giocherebbe anche in Alaska. Ma penso come Totò, come nel film, penso che sia proprio così. No, è difficilissimo perché essere abituati a stare vicino al mare, a stare a 5-10 minuti dal mare, poi ritrovarsi solo montagne, perché nebbia. Come ti giri trovi solo montagne, nebbia, pioggia. Però mi sono trovato bene, le persone, ho trovato persone fantastiche. Ah, questo sicuramente. E l'anno mi prossimo? Hanno fatto sentire a casa. L'anno prossimo vediamo. Ora c'è il periodo del calciomercato, quindi chi lo sa. No, ma io sono sicuro che sentiremo tra qualche giorno una bellissima notizia su di te. Donato, ti faccio fare una domanda da Donato Martucci del Corriere della Sera. Ok. Ciao Fabiano, ti saluto innanzitutto. Ti volevo chiedere, tu come l'hai visto Manolas la scorsa stagione alla Roma? Fatto un po', diciamo che va un po' disciplinato, perché alle volte perde un po' la brocca, come si suole dire, no? Anche tu la percepi ogni tanto, però... No, allora sì, è uno molto aggressivo. Poi quello dipende anche da che squadra, cioè se ti trovi a giocare nel Lecce giochi in una maniera, se ti trovi a giocare nel Napoli giocherai in un'altra. Quindi dipende molto anche dal tipo di allenatore, dal tipo di modulo che ti trovi. Là sì, l'anno scorso è stato abbastanza irruento, però ha fatto comunque un'ottima stagione. L'ho guardato diverse partite e l'ho trovato un gran buon difensore.
quello. Diciamo, diciamo pure che la Roma l'anno scorso, insomma, ha avuto una serie di problematiche lungo tutta la stagione, insomma, quindi... Secondo me il vero Manolas, vi invito in questo discorso, è stato quello che abbiamo visto 2 anni fa, sì, fino alla semifinale circa di Champions, dove abbiamo visto un calciatore aggressivo anche sui calci d'angolo, pronto a spingere sempre sul primo portatore di palla. Cioè, voglio dire, è stato un calciatore che secondo me ha espresso il suo massimo, la sua massima espressione 2 anni fa, non l'anno scorso, dove c'è stato un crollo generale della Roma, quindi è difficile dare un giudizio sullo scorso campionato. No, se l'ha voluto Ancelotti qualcosa. Assolutamente. No. Secondo me c'è un cambio di registro, come diceva Fabiano, tattico, no? Probabilmente. Fabiano, ti volevo chiedere una cosa che riguarda un calciatore che ovviamente fa parte di un pacchetto offensivo, che parlo naturalmente di Milik, quindi tu da difensore chiaramente mi potrai rispondere tranquillamente. Secondo te è un tipo di calciatore che mette in difficoltà i difensori, o secondo te è un calciatore più tattico che tecnico? Allora, lui è un giocatore particolare, perché penso che sia uno di quegli attaccanti poco belli ma molto efficaci. A me personalmente non mi piace, ma come tipo di giocatore, però ti voglio bene. Sto no, facendo una crociata da un anno e mezzo, non un crociato. Sono sempre sincero, però sì, ha avuto, a parte i diversi problemi fisici che ha avuto, ma comunque sia, se si vanno a vedere poi i minuti giocati, i gol fatti, è uno di quei giocatori di cui non puoi parlare male. Capito? No, ma io non ne parlo male. Il discorso è che Milik, dal punto di vista realizzativo, ha garantito un certo numero di reti, però purtroppo queste reti non sempre sono state pesanti nei momenti clou, quando c'era da graffiare la partita con un tocco particolare. Mi viene in mente Liverpool, mi viene in mente la partita di Coppa Italia contro il Milan, cioè quando sale la contesa forse lì viene un po' meno. È proprio per questo, visto che anche tu nel corso della tua carriera purtroppo hai avuto degli infortuni, quanto pesano in realtà mentalmente gli infortuni? Non credi che ci sia troppo credito nei confronti di questo ragazzo solo perché ha avuto due infortuni molto delicati? No, allora, gli infortuni incidono tanto, okay, anche a livello mentale, ma soprattutto all'inizio. Se poi si ritrova una continuità sul campo, se si ritrova la fiducia soprattutto da parte degli allenatori, è una cosa che poi ti passa. È una cosa che mi è successa anche a me personalmente con Mazzarri, che praticamente quando c'era lui non giocavo mai, e mentalmente è difficile riuscire a giocare e ad allenarti come quando magari sei titolare, quindi l'ho capito e sono stato con lui col cuore questo, però lui ha avuto le occasioni per giocare, per rimettersi in mostra, e l'ha fatto anche bene, quindi secondo me è una cosa superata questa. Perciò bisogna avere anche un poco di fortuna, perché l'attaccante, fare l'attaccante è un ruolo che in un anno puoi fare 40 gol e l'anno dopo li sbagli anche davanti alla porta, così da solo. Fabiano, è un giocatore che ruba gli occhi, va. Diciamo questo. Sì. Ti volevo fare una domanda, Fabiano. Quest'anno, con il fatto che il Napoli è l'unica squadra che non ha cambiato la guida tecnica, è effettivamente un vantaggio oppure sono solo chiacchiere, perché poi alla fine quello che conta è il valore della rosa dei calciatori delle altre squadre che giocano contro il Napoli nel prossimo campionato? No, è un vantaggio sicuramente un vantaggio, perché oramai i giocatori sanno che cosa vuole il loro mister, quindi magari non ci devono mettere tutto quel tempo che magari ci metteranno quelli della Juve o quelli dell'Inter ad assimilare il gioco dei rispettivi allenatori. Quindi stai dicendo che sarebbe il caso per Ancelotti di continuare con il 4-4-2, o secondo te ci sarà la possibilità di vedere il 4-3-2-1, considerato che se dovesse arrivare James Rodriguez mi viene in mente un tipo di gioco diverso, no? Quindi questo vantaggio potrebbe essere annullato, no? Mi trovi a non poter proprio parlare, perché è uno di quegli allenatori che è fortissimo nel cambio tattico. Io lo trovo veramente forte. E in molte partite sembra che parti con 4-4-2, dove invece ti cambia completamente poi in fase di possesso o di non possesso. Perciò è capacissimo e penso sia uno degli allenatori migliori ad adattare il proprio gioco, la propria formazione agli uomini che ha. La cosa meravigliosa di Ancelotti, che spesso
quando dispone in campo in orizzontale e in verticale i due attaccanti, in un secondo ti cambia tutto. Questa è una cosa che ho notato, che è davvero straordinaria. Salutiamo Donato Martucci. Sì, Donato, grazie. Che lo ritroveremo naturalmente nei prossimi giorni e sicuramente nelle prossime puntate, perché lui è molto impegnato con le università e deve scrivere un pezzo molto importante per il Corriere di domani. Quindi lo ringraziamo. Ciao, grazie, Donato. Che ci ha dato, gli auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi. Ciao Donato, e continuiamo un pochino, puoi stare ancora qualche minuto, Fabiano? Sì, assolutamente. Perfetto, perché ti volevo chiedere un'altra cosa importante. Non so se hai letto che molto probabilmente la Juventus prenderà anche De Ligt o De Ligt, non so come si De Ligt pronuncia, per 75 milioni di euro. È un acquisto giusto secondo te da parte della Juventus, considerato che ha appena 19 anni, considerato che in rosa c'ha tanti calciatori importanti, e secondo te farà bene al pronti via di questa nuova avventura, visto che viene da un campionato totalmente diverso? Farà bene per il fatto che viene da un campionato diverso, ma si trova un allenatore che gioca quel calcio. Mm-hmm. Quindi molto probabilmente in questo sarà facilitato. Sicuramente il calcio italiano è completamente differente da quello a cui era abituato. Tanti campioni sono venuti e tanti campioni hanno floppato in Italia. Mm-hmm. perché è proprio un gioco diverso. Quindi spero vivamente che abbia delle difficoltà, soprattutto in fase iniziale, ma che duri fino a 2-3 mesi. Grande. Se dura 2-3 mesi siamo a cavallo, insomma ce ne andiamo per fatti nostri e poi ci devono correre dietro. Per cercare di batterli devono avere un blackout almeno di 2-3 mesi, perché non mollano nulla. Noi qui a Napoli, Fabiano, abbiamo avuto un olandese qualche anno fa che giocava più o meno in una squadra veramente di persone, di calciatori non molto forti, ma che avevano un gioco, quello di Luis Vinicio, di Marchesi, lui, però prima c'era stato Luis Vinicio e aveva dato un'identità, assolutamente, no? Aveva tracciato sì un solco importante. Sì, e Kroll faceva delle partite incredibili. Da olandese si adattò molto bene al calcio italiano. Ma lasciatemi salutare Stefano Cirillo della VS Sport, che abbiamo imparato da questi microfoni a conoscerlo in queste settimane, perché lui con la sua VS Sport collabora con Enzo e Mino Raiola, quindi parliamo di un professionista, allenatore UEFA A molto esperto. Stefano, buonasera a te. Stefano, che cosa è successo? Pronto? Mi sentite? Adesso sì, forte e chiaro. Prima sentivamo un bailamme, una festa. Sei sempre tra ballerine. Purtroppo ballerine ce ne sono poche, però di ballerini tantissimi. Sto in mezzo a una banda di campioncini. Allora Stefano, però aspetta, non ci dare questa notizia, perché volevo annunciarla io. Hai ceduto con la tua scuola calcio 5 ragazzini al Napoli, mi confermi? Sì, confermato, sei il primo a saperlo. Uh-huh. Come fai ad arrivare sempre prima degli altri? Mi confermate, siamo felicissimi perché il numero 5 si fa le righe straordinarie. Stefano, ti devi spostare perché sentiamo poco. Devi allora togliere il viva voce. Aspetta. Aspettiamo? Ce la faccio. Per questa sera, così sì. Così mi senti? Sì, adesso molto meglio. Sì, dicevo che 5 ragazzini è un numero infinito. Io non credo che a Roma ci siano scuole calcio che danno 5 ragazzi alla Roma, o a Firenze 5 ragazzi alla Fiorentina, o a Torino 5 ragazzi alla Juventus. Sono 2005, sì, giusto Stefano? No, sono piccolini, sono 2007, 2008. Ah, 2008, 2009, ok. I 2005 sono tutti scarsi. Saranno contenti di sentirlo. Senti Stefano, ho all'altro microfono un grandissimo calciatore che tu conosci molto bene, che si chiama Fabiano Santacroce. No, non sono del 2005, però per caso lo stesso. No. Fabiano Santacroce, Stefano, è una bella domanda per Fabiano Santacroce sul versante dei settori giovanili, perché secondo me Fabiano è uno di quelli che ha stoffa e talento per preparare le nuove leve calcistiche dei prossimi anni. Sì, io credo che Fabiano sia un grande esempio, perché pur non essendo dotato di una grossa stazza è arrivato in Serie A.
quindi è la dimostrazione più bella per un giovane che con la diligenza, con la serietà, ma con tanta fame si riesce ad arrivare in Serie A. Quindi io ammiro, l'ho sempre ammirato, pure perché in campo ha avuto sempre degli atteggiamenti veramente da esempio. Sì, potevi sapere che io adesso, oltre a stare con tutta la squadra 2005, sto con Francesco Borrelli, che mi ha scritto su un foglio di carta: Fabiano. Sì, sì, adesso, no, perché adesso c'è anche un Fabiano nel Napoli, che sicuramente che di livello tecnico, di grandissimo livello tecnico, come lo era Fabiano. Io ho una domanda più alto. Io la domanda la faccio a tutte e due: ma secondo voi un giocatore come De Ligt, che ha appena 19 anni, è giusto pagarlo 75 milioni di euro? No, devi dire giusto dargli 12 milioni di euro netti all'anno. No, vabbè, io prima parlo del cartellino, poi parlo dell'ingaggio e poi dopo parliamo di Raiola a proposito di Stefano. Lo metto un po' in difficoltà. Prima Fabiano e poi Stefano. Allora, è giusto la misura in cui oramai i prestiti sono alzati e sono di quel livello, perché mancando i campioni, quelli veri che magari si avevano un po' di anni fa, ora sono tutti alla ricerca del fenomeno. I primi campionati che fanno bene, ora i giocatori valgono già tantissimo, mentre prima ne dovevi fare 3-4 di campionati. Infatti, bene, perciò ti chiedevo, per andare in una top squadra, ora ti basta mezza stagione e già potresti essere un papabile per i fenomeni. Sì, però aspetta, però la domanda perché te l'ho fatta? Perché sì, i primi due campionati che tu hai fatto a Napoli, no, il primo campionato e mezzo. Io ho sbagliato anni. Esatto, e questo è quello che intendevo dire, perché se tu fossi nato negli anni in cui oggi magari potevi magari sbarcare in una grande squadra, magari ti pagavano 50-60 milioni, guadagnavi 10 milioni di euro al primo anno e magari stavi a posto tutta la vita. Questo è quello che intendevo dire, no? Quindi dimmi Fabiano. No, dico assolutamente sì, sono anni in cui i giovani hanno tanta richiesta e vengono comprati per dei soldi che sono pazzeschi. Però dobbiamo dire pure che sto ragazzo, insomma, sono due anni che è il capitano dell'Ajax, sì, capitano della nazionale, è arrivato a un passo dalla finale Champions, insomma, voglio dire, non è uno tanto, ecco, appunto, non è uno sbarbatello che è arrivato adesso, insomma, è oltretutto ha una personalità incredibile. Sì, stiamo parlando di un top, allora che soldi dovevano offrire ai vari Totti, Baggio, e io questo intendevo. Vabbè, capito? Sì, ma sono cifre che purtroppo sono diventate spropositate. Ma secondo te uscirà Bonucci? Uscirà Bonucci con l'arrivo di De Ligt? Io credo proprio di sì. A Sarri non serve Bonucci. Bisognerà fare spazio, quindi uno per forza si deve togliere. Chiellini penso che sia ancora tuttora uno dei giocatori più forti in Italia. E non penso che ci si possa togliere la sua esperienza, non penso che la Juve possa farlo, però se lo togli da fare, spero che sbagli assolutamente. Va bene, allora ti ringrazio con questo augurio di Fabiano Santacroce, lo ringraziamo come al solito per essere stato con noi, sempre sì, disponibile, lo aspettiamo a Napoli per una pizza quando vuole, per una cena quando vorrà, e alla prossima. Grazie Fabiano. Grazie a voi, ciao a tutti. In bocca al lupo per tutto. Ciao. Stefano, ci sei? Sì, ma com'è? Come ti sei? Non mi ha fatto il look, Fabiano. Ma non si sentiva. No, si sentiva, però ovviamente essendo... Non ho capito? Se non ripetiamo. No, abbiamo capito benissimo che ci sono questi ragazzini che sono stati venduti al Napoli, che sono stati ceduti al Napoli. Com'è giusto dire? Ceduti o venduti quando siamo in tenera età? Stefano. Trasferiti? Sì. Trasferiti, questa è la terminologia giusta. Stefano, un'altra domanda che ti volevo assolutamente fare. Ma come fa Mino Raiola a essere così fenomenale poi nel piazzare questi calciatori? È lui il re del mercato, Manolas al Napoli, De Ligt alla Juventus, Donnarumma al PSG, Donnarumma si parla del Paris Saint-Germain. Insomma, è una bella lotta tra lui e Jorge Mendes, no? Ma come fa? Oggi l'ho messo su Facebook. Come fa? Essere il numero uno al mondo significa proprio questo. Quindi anche se parliamo di un primatista di Murto, oppure di un chitarrista, oppure di un cantatore, essere il primo al mondo significa proprio questo. Ci sono delle caratteristiche
sei uno spessore umano, perché chi conosce bene Mino ha telecamere spente e lontano dai microfoni si rende conto che parliamo di una figura, di uno spessore umano veramente eccezionale. I risultati che arrivano derivano soprattutto da questo livello culturale. Non dimentichiamo che Mino parla correntemente 7 lingue. Assolutamente, quindi, assolutamente. Quindi parliamo veramente del top. E lui e Mendes sono veramente persone eccezionali. E poi loro hanno la capacità di creare l'operazione, non arrivano lì e non sono intermediari o mediatori. Sono creatori della, vero, della, sono della, i protagonisti del mercato, ecco, questa è la realtà dei fatti. Sì. Stefano, una domanda da dentro fuori: Insigne resta o va via secondo te? No, vabbè. Per dare certe risposte a qualcuno si tocca, però evitiamolo. Quindi secondo te Va via? Sì. Vabbè. Un applauso. Va bene. Grazie Stefano, alla prossima, un abbraccione forte. Ciao, buonasera a tutti. Arrivederci.